Presentata questa mattina 10 luglio alla presenza dell'assessore alle attività produttive, turismo, eventi e innovazione Alessandro Ferrara e del presidente della commissione bilancio della regione Campania Franco Picarone, la 17ª stagione del Teatro Arbostella Gino Esposito di Salerno. I dettagli dell'intera stagione teatrale sono stati illustrati dalla direzione artistica ed organizzativa dell'Arbostella, nelle persone di Arturo Esposito, figlio di Gino, e di Immacolata Caracciuolo. Novità sulla campagna abbonamenti con sconti vantaggiosi per alcune categorie e per numerose iniziative sia del periodo estivo, con l'Arena Arbostella ridimensionata per i noti problemi legati al mancato arrivo dei fondi, che invernale, in particolare con i laboratori teatrali per adulti e ragazzi. Inalterata l'impostazione data da anni proprio dal compianto direttore artistico Gino Esposito, ovvero di un teatro comico di qualità mai banale, con un filo conduttore che porterà lo spettatore a divertirsi, ma anche a riflettere sui messaggi che ogni singolo testo lascia. Il tutto grazie all'elevata professionalità delle compagnie partecipanti, riconosciute sia a livello regionale che nazionale. Già da stasera si potrà sottoscrivere l'abbonamento a 10 spettacoli al costo di 100 euro. Abbiamo quest'anno un cartellone ricco di eventi nell'estate salernitana. Io stesso ho partecipato ad alcuni premi, alcune rassegne teatrali, a Santa Margherita, a Sant'Eustachio, però devo dire che il teatro umoristico dell'Arbostella rappresenta una proposta di punta e quest'anno si ripete sia la stagione estiva che quella invernale. Siamo orgogliosi di questa cosa perché questo teatro vive all'interno di una struttura che ha ristrutturato il comune di Salerno anni fa, è stata una proposta giusta. Alla fine, insomma, dalla zona orientale arriva un pezzo di proposta artistico-culturale della città veramente importante. Noi siamo convinti che dobbiamo continuarla a farla crescere e sostenere. Diciamo, oltre alla conferma di gruppi che vengono ormai da anni qui all'Arbostella, avremo due volte Sasa Palumbo sia a ottobre che ad aprile, che è molto richiesto dal nostro pubblico, un attore, regista partenopeo che va per la maggiore anche a livello professionistico, però ci sono tante altre compagnie partenopee, ci sarà Felice Pace, ci saranno Gli Ignoti, ci sarà Rino Grillo, che è un'altra compagnia che è a Napoli sempre molto molto rispettata e qualificata. E in più abbiamo poi delle compagnie salernitane, oltre alle nostre due stabili, quella lasciata in eredità da Gino Esposito, la compagnia Gino Esposito, che conclude il cartellone a maggio, con Dio c'è ma non si vede, uno spettacolo che è tutto da vedere. Poi abbiamo Marco Reggiani con la sua compagnia La Bottega degli Attori, che porta in scena un testo molto significativo che lascia un messaggio davvero particolare, ovviamente tutto dopo aver fatto fare una pancia di risate, quindi si arriverà poi alla fine di questo messaggio. E poi ci sono spettacoli, diciamo, frizzanti come quelli di Caiazzo, A me mi danno la pensione, ovvero Tonino Cardabone, giovane in pensione, compagnia fuori dalle quinte di Battipaglia. Poi c'è Gaetano Troiano, che è il nostro docente di teatro, che anche lui è una stabile del teatro, l'antica italiana, che porterà in scena Se mi lasci non vale.